Consigliere Martelloni, prego. Grazie Presidente. Sarebbe questa la sede per un intervento del gruppo di Coalizione Civica sull'andamento dell'istruttoria pubblica. Sarebbe insomma la sede giusta per sviluppare un discorso sui prati di Caprara, il più grande polmone verde dell'area ovest della città. Invece io rinuncerò a parlare di quanto sarebbe saggio e opportuno e persino bello che i cittadini e le cittadine di Bologna vedessero il sole tramontare a ponente dietro il bosco che vive oggi ai prati di Caprara. Rinuncerò a questo compito, che la consigliera Clancy del resto assolverà assai meglio di come avrei potuto fare io, perché non voglio fare un discorso sui prati di Caprara, vorrei limitarmi a fare un metadiscorso, un discorso sul discorso, perché noi siamo a un passo dal perdere l'occasione che questa istruttoria pubblica ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini e delle cittadine di Bologna da qualunque parte di questo Consiglio e di quest'Aula siedano. Provo a riprendere alcuni elementi che il consigliere Colombo ha sottolineato nel suo intervento. Egli ha elencato due risultati che, a suo dire, sarebbero già stati raggiunti e io voglio dire subito che sono d'accordo con lui. Il primo risultato è che è stata verificata una consonanza tra politica e cittadinanza attiva in ordine all'esigenza, all'attenzione per l'ambiente e nella specie alla volontà di salvaguardare un bosco urbano. E in secondo luogo è stata osservata e apprezzata una straordinaria partecipazione dei cittadini che chiedono di prendersi cura di quello che è stato giustamente definito anche oggi, dopo che è accaduto molte volte nell'istruttoria pubblica, un bene comune. Bene comune vuol dire un bene per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro, secondo la migliore lezione sui beni comuni che ha dato Stefano Rodotà. E lo stesso Partito Democratico in questo Consiglio dice che oggi sarà approvato un ordine del giorno in cui si invita il Comune di Bologna a riaprire un'interlocuzione con Invimit. Ma purtroppo noi queste tre cose che tutti e tutte condividiamo non siamo stati in grado di scriverle in un ordine del giorno unitario che questo Consiglio possa approvare. E allora quando la maggioranza parla dell'ordine del giorno che sarà approvato, parla del suo ordine del giorno. Ebbene, colleghe e colleghi della maggioranza, avete la forza dei numeri. Io vi inviterei ad obbedire anche alla legge della ragione. Provo a vestire i panni di Tiresia. Vediamo se nelle vesti del veggente riesco a dire delle cose e in questo modo riusciamo a scongiurarle. La maggioranza che ha mandato a tutti i giornalisti il suo ordine del giorno senza che nessun consigliere di minoranza avesse il privilegio di vederlo prima del deposito, voterà il proprio ordine del giorno sul quale le minoranze nella migliore delle ipotesi si asterranno perché c'è stato qualche passo avanti rispetto al momento in cui il POC era considerato alla stregua del Vecchio Testamento. E altri voteranno contro perché non condividono l'idea della sola riduzione degli indici edificatori, avendo da sempre sostenuto che il bosco vada salvaguardato nella sua integrità. Le minoranze voteranno i propri ordini del giorno e magari Coalizione Civica voterà l'ordine del giorno della consigliera Palumbo e la consigliera Palumbo il nostro, che certamente condivide, e noi voteremo l'ordine del giorno della consigliera Cocconcelli appena presentato e lei probabilmente il nostro, che ci pare dalle cose che ha detto che condivide. Tutti saremo pronti a votare gli ordini del giorno sulla protezione del CRB perché in tante situazioni abbiamo espresso queste consonanti opinioni. E tuttavia a me pare che fosse possibile e che sia ancora possibile rispettare per davvero il tipo di partecipazione che abbiamo osservato nell'istruttoria, facendo ciò che il comitato che l'ha promossa ha richiesto, facendo ciò che è richiesto dal regolamento che prevede un atto del Consiglio Comunale, non 15 atti all'esito di un'istruttoria, per dire che cosa? Per dire una cosa semplice,
e cioè per dire, con un invito rivolto da parte della maggioranza in consiglio e delle minoranze in consiglio, alcune delle quali sono al governo del paese, che è opportuno riaprire un'interlocuzione con Invimit per discutere su come, in che misura e in che forma possa essere salvaguardato il bosco dei prati di Caprara. A questo fine, lo ribadisco, ora noi presenteremo un ordine del giorno molto elementare, dove non c'è scritto quello che noi pensiamo di quell'area, ma ci sono scritte queste tre cose minime. A qual fine? Al fine di evitare un meccanismo che già intravediamo all'orizzonte e che, se non fosse noto a chi ci ascolta o ai giornalisti, è invece notissimo ai consiglieri presenti in quest'aula. Scongiurare il rischio che vi sia uno scaricabarile di responsabilità tra chi imputa al governo nazionale di non essere disposto a modificare i livelli di edificabilità del territorio dei prati di Caprara e chi a rimpallo, a rimbalzo, dice che è l'amministrazione del comune di Bologna, in minoranza in Parlamento, a non essere disponibile a cambiare il POC. Dunque, l'invito disperato che io rivolgo a questo consiglio è di provare a scongiurare quella grigia previsione che io ho fatto poco prima, perché se così sarà, tutte e tutti noi non avremo fatto l'unica cosa che ci chiede il comitato che ha richiesto l'istruttoria, che ci chiede il regolamento e che ci chiede il buon senso. Non avremo fatto un atto del Consiglio di ascolto vero delle rivendicazioni dei cittadini che inchiodi tutte e tutti noi, chi governa qui e chi governa altrove, alle proprie sacrosante responsabilità. Grazie Presidente.